La prima volta che ci ho provato è un racconto di Zita Dazzi, contenuto nel volume intitolato La prima volta che, pubblicato da Il Castoro Editore nel 2016. Il libro raccoglie storie scritte da autori di solito impegnati nel narrare le vicende vicine alle esperienze dell'adolescenza. La prima vittoria, la prima delusione, il primo tradimento, il primo amore e le prime vere sfide con la vita. Quali sono allora queste prime volte che ci sono rimaste dentro e come le abbiamo vissute? Con slancio, paura, allegria, con incoscienza? Ecco, questi 10 autori italiani e 2 autori di graphic novel hanno catturato questi momenti che si ricordano per sempre. Il protagonista del racconto è un ragazzino preadolescente che ha delle priorità nella vita e sono queste: l'appuntamento per giocare a calcio al campetto e il suo amico Gabo. Ma un giorno nell'aula, nella sua classe, entra Uma Lampone, una ragazza alta e lunga, secca e muscolosa, pelle chiarissima e lentiggini spruzzate sul naso, 2 occhi grandi e acquosi, non saprebbe neanche lui dire se grigi o azzurri. E gli occhi del protagonista sono su di lei, ma non solo gli occhi, non è solo la vista, c'è anche il profumo, insomma il suo sguardo è fisso su questa ragazza. A questo sguardo si aggiungono i pensieri e poi le sensazioni in un crescendo di emozioni. Ad un certo punto, nella seconda parte del racconto, finalmente i due si incontrano e c'è la parola. L'incontro avviene proprio al campetto, dove la ragazza viene invitata proprio dall'amico Gabo a giocare, a sostituire un ragazzo che non può sostenere l'impegno e non può giocare la partita. Uma è atletica, è slanciata, è capace di giocare a calcio ed è sorprendente la sua propensione anche allo sport. Ed è qui il primo contatto di parola, il primo dialogo vero e proprio tra Uma e il protagonista. Nel terzo luogo dove si svolge la vicenda siamo in un angolino privato dove c'è una panchina dietro la gelateria e qui c'è il tatto, il tocco e il bacio.